Vediamo. Gillo che cerca di portarlo, ecco, ce l'ha portato, il Bruco fuori posizione, entrata fiancata, mossa valida, partenza sempre molto forte della Pantera, centropista però della Torre che prende la prima posizione con l'esterno il Leocorno che entra in prima posizione, Leocorno che sta spingendo, Torre, Istice, Bruco, Chiocciola e le altre a seguire. Eccoci con Leocorno al primo casato, Leocorno, l'Istice, il Bruco, la Chiocciola che sta facendo scorrere il proprio barbero e le altre in scioltezza. Andiamo al secondo San Martino con Leocorno, Bruco all'esterno, la Chiocciola. Vediamo questo ingresso, vediamo, gira molto bene il cavallo della Chioccia, vedete come ha reimpostato la curva e come riguadagna velocità. Andiamo al casato, sempre con Chioccia in prima posizione, sta facendo scorrere molto bene il proprio cavallo Gingillo, seguito da Leocorno, Chioccia, Leocorno e gli altri che hanno quasi fermato. Eccoci ultimo San Martino, sempre con Chioccia con un buon tempo di galoppo. L'addirittura tra le due curve ed ecco la Chiocciola che arriva al terzo ed ultimo casato doppiando il montone e l'Istice e la Chiocciola conclude così questa quarta vittoria. Gingillo ha fatto nuovamente